La nuova serie Mici di Rotel è frutto di più di 50 anni di esperienza e si compone di 5 diverse elettroniche, cioè il Pre P5, il finale stereo S5, il finale monofonico M8 e i due integrati X3 ed X5. Questo è l'ampli integrato X5, capace di erogare fino a 600 W su 4 ohm e in grado anche di pilotare carichi reattivi molto complessi. Ha ingressi analogici anche XLR e fono per testine MM ed MC, oltre che digitali, con decodifica MQA, DSD, anche DOP, e anche USB audio fino a 32 bit e 384 kHz. I connettori di potenza, massicci e ben separati, accettano anche cavi spellati di generosa sezione. La costruzione è decisamente robusta, con pannelli di metallo pieno e un peso complessivo che sfiora i 44 kg di peso, buona parte per colpa dei due trasformatori toroidali incapsulati in contenitori di alluminio. Abbiamo testato il Mici X5 con due diffusori elettrostatici ibridi Martin Logan Impression ESL11A con sezione per la gamma bassa di tipo attivo e quindi anche con correzione dell'acustica ambientale grazie alla tecnologia ARC, Anthem Room Correction. Le 11A, in grado di digerire fino a più di 500 W di potenza e con carico non certo tra i più semplici da gestire, sono un test piuttosto severo anche per amplificazioni di alto rango. Grazie alla tecnologia ARC, al microfono calibrato Anthem opzionale, basta connettere tra loro i due diffusori con un cavo di rete, oltre al PC con un cavo USB, per avviare la calibrazione. Calibrazione utilissima nel nostro caso per correggere un paio di buchi, soprattutto a 50 Hz, che erano piuttosto profondi. Il risultato, anche e soprattutto dopo un posizionamento accurato in ambiente, spero non abbia bisogno di altri commenti, almeno per estensione e neutralità timbrica. Come sorgente abbiamo utilizzato un Rune Nucleus connesso direttamente al Mici X5 che ci ha permesso anche di ascoltare contenuti in streaming da Tidal in formato Master Quality Authenticated. Non è mancata ovviamente anche la pregiata selezione di contenuti di Marco Cicogna che hanno messo veramente a dura prova non solo il sistema ma anche l'ambiente.